La radiologia è la specializzazione della medicina che si occupa dell'ottenimento di immagini radiologiche a fine diagnostico, attraverso l'utilizzo di radiazioni elettromagnetiche. La radiologia fa parte delle metodiche di diagnostica per immagini, dove rientrano ma si diversificano per metodo l'ecografia, la risonanza magnetica, l'angiografia e la radiografia convenzionale. Oltre all'ambito diagnostico, le tecniche radiologiche, con l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, vengono impiegate in ambito terapeutico, in questo caso si parla di radioterapia, dove le stesse radiazioni ionizzanti in certe quantità stabilite risultano tossiche per tessuti biologici umani. A seconda dei casi, la radiologia diventa interventistica con procedure al minimo invasive, andando a sostituire sessioni di intervento con la chirurgia tradizionale. La radiologia si divide in tre branche. Diagnostica, tramite l'utilizzo di radiografie, TAC e risonanze magnetiche elabora immagini da analizzare per fornire una diagnosi su un aspetto della salute del paziente. Interventistica, la tecnica di elaborazione di immagini diagnostiche, viene utilizzata anche per trattare con metodologie mini-invasive patologie e disturbi. Oncologica, viene applicata tramite radiazioni su formazioni tumorali. Il medico radiologo ha compiuto, dopo la laurea magistrale in medicina e chirurgia, la formazione specialistica in radiologia diagnostica ed interventistica. Grazie alle sue competenze in ambito radiologico, si occupa delle diagnosi e delle terapie dei pazienti, in collaborazione con altri medici. Il radiologo si avvale dell'ausilio di tecnici sanitari di radiologia medica, che hanno conseguito la laurea triennale nelle professioni sanitarie. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Generalmente ci si rivolge ad un radiologo, su indirizzamento di un altro specialista, o del proprio medico di medicina generale o in caso si debba monitorare il proprio decorso post-operatorio. Ci si reca dal radiologo che tramite l'utilizzo delle apposite strumentazioni che elaborano le immagini, diagnostica lo stato dei tessuti di una determinata parte del corpo in oggetto, del paziente. Infine consegnerà al paziente un referto scritto che sarà esaminato dal medico che ha prescritto l'esame. La radiologia diagnostica ed interventistica può applicarsi a molte e diverse patologie, tra cui artrite, appendicite, insufficienza renale, diverticolite, epilessia, ictus, osteoporosi, tumori, fibrosi cistica. I sintomi che il paziente può avvertire possono interessare tutto il corpo. A seconda dei sintomi, il paziente in prima istanza recherà tutte le informazioni al medico di medicina generale, che saprà prescrivere l'esame diagnostico più appropriato, oppure inizialmente lo indirizzerà verso lo specialista più affine al tipo di disturbo descritto dal paziente e alla sua localizzazione. Stai cercando il radiologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!